Buona domenica, al microfono Padre Baldo Alagna, questo è il podcast Il Vangelo della Domenica e in questa quinta domenica del tempo ordinario il Vangelo di Marco continua, siamo al primo capitolo, versetti 29-39. Il Vangelo di Marco, il Vangelo dei catecumeni, ve lo ricordo, il Vangelo di quelli che iniziano ai primi passi della fede, ecco, e diciamo il Vangelo che in un certo qual modo ci presenta con molti dettagli sintetici veramente gli inizi della fede dei discepoli, le loro cose. Allora in questo passaggio, in questa pericope, l'evangelista Marco ci presenta l'effetto del primo insegnamento di Gesù nella sinagoga, dove c'erano già insomma dei problemi. Leggiamo adesso versetti 29 e 39 e ci rendiamo conto che subito dal primo versetto c'è un'anomalia. Subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. Prima anomalia, in sinagoga Simone e Andrea non c'erano. Era obbligatorio partecipare al culto, quindi è una comunità di fratelli un po' più libera, diciamo, un po' più tranquilla, perché non ci vanno, è come l'obbligo del santificare le feste per i cattolici e molti, magari qualcuno magari che non va alla messa. Ed ecco che succede l'imprevisto, l'effetto dell'insegnamento qual è? La suocera di Simone era a letto con la febbre. Voi direte, ma come mai il Vangelo di Marco ci riporta questa notizia di poca importanza? Immaginatevi quante persone hanno della febbre e rimangano a casa, non è che facciamo gli articoli sui giornali o sui blog, eccetera. La donna a quel tempo non valeva poi niente. Fra l'altro ancora oggi vedete che in sinagoga quelli che hanno un posto importante sono gli uomini, ancora oggi fra i nostri fratelli ebrei. Quindi immaginatevi se una donna mancava, allora, e per di più ha la febbre, cioè voglio dire, in qualche maniera è un'impurità per l'ebreo in quel momento, cioè è qualcosa da ignorare. Ebbene, l'effetto dell'insegnamento nuovo di Gesù, cioè il nuovo insegnamento fatto da Gesù alla sinagoga, dà da una parte un'attenzione ai bisogni di chi sta male, dei sofferenti, da un'altra parte provoca il miracolo. E subito gli parlarono di lei. L'insegnamento di Gesù è espressione della compassione, dell'amore di Dio per tutte le creature. Non ci sono persone di prima categoria, di seconda, di ultima, ma tutte le creature sono oggetto del suo amore e quindi subito le parlano di lei. Ebbene, Gesù poteva ignorare, è una donna. Poteva ignorare, mannaggia, un po' di febbre, che cos'è? No, invece Gesù no, la rende subito oggetto della sua compassione, della sua attenzione e allora, in un certo qual modo, vediamo cosa ci dice Marco, Gesù si avvicinò e la fece alzare prendendola per la mano. Vediamo una struttura letteraria che si ripete spesso nelle guarigioni di Gesù, dove c'è l'avvicinamento, c'è un contatto, Gesù le prende la mano. Molto spesso ci sono delle persone che non vogliono avere dei contatti, perché il contatto significa intimità. Gesù non solo si avvicina, quindi la distanza passa da una distanza sociale a una distanza di intimità, quasi tipica dello sposo. In più la tocca. Ora, per toccare oggi bisogna essere familiare, amico,
non possiamo toccare una persona, prenderla per la mano se non la conosciamo. Ebbene, l'effetto di questa intimità con il Signore è che la febbre la lasciò, dice Marco, e ella si mise a servirli. Il fatto che questa donna si mise a servire non è una diminuzione, non è una... ecco, avete visto, pure Gesù in effetti permetteva che la donna era una schiava degli uomini. No! Uomini e donne sono chiamati a servire gli altri nella Chiesa, non soltanto le donne. E allora... in questo caso invece ci vuole parlare dell'effetto della guarigione di Gesù che si avvicina con la sua ombra, con la sua presenza. Già questo portava l'unzione della guarigione, in più le tocca la mano. Tante volte nelle nostre vite, quando ci facciamo male, mettiamo la mano nella parte che ci fa male, quasi accarezzandola, quasi massaggiandola. I greci la chiamano la cheirotonia, cioè da cheiros, la mano, cioè praticamente la mano ha un valore consolatorio, la mano ha un valore importante per veicolare amore, per veicolare guarigione. Ecco perché l'imposizione delle mani sarà una dei comandi di Gesù, delle consegne di Gesù a coloro i quali evangelizzatori Gesù manderà dapprima i dodici, ma anche dopo, lo vediamo anche nel Vangelo di Luca, quando invia i 72, che non sono per forza dei ministri, sono dei laici, potremmo dire oggi. Ebbene, li invia e dice: imponete le mani ai malati e questi saranno guariti. Vedete, nella cultura dell'epoca poi Dio era circondato da angeli che lo servivano, erano chiamati gli angeli del servizio. Pertanto il servire Dio era compito di tutte le creature che da animali diventano spirituali, cioè da persone che in un certo qual modo vivono distinto di peccato, cercano di vivere dello spirito o nello spirito, e a questo punto diventano dei servi del Signore. Ora, questo è quello che vive questa donna, la suocera di Simon Pietro, e il fatto che questa donna si mette a servire, il verbo diaconeo, ci dice, da cui deriva il termine diacono, che tutti conosciamo, ci dice in un certo qual modo un servizio non schiavitù, vi ripeto, non obbligatorio, ma volontario, reso per amore, per compassione, per amicizia, per fraternità. E indica che nel Vangelo le donne sono equiparati ad essere spirituali, ad essere più vicini a Dio come gli angeli. Vedete, questo è veramente qualcosa che noi dovremmo predicarlo, perché spesso e volentieri, soprattutto in Sicilia o nel sud Italia, ma in tutta Italia, le donne possono sentirsi come delle serve, nel senso di schiave, quasi, e lo vediamo soprattutto nei femminicidi, in quello che succede talvolta in certe cronache nere. Ma continuiamo il nostro Vangelo. Venuta la sera, per la prima volta appare questo termine cinque volte, cinque volte apparirà, ed è sempre in negativo, attenzione, in Marco, dopo il tramonto del sole. Non è positivo, il tramonto del sole è la mancanza di luce, non c'erano le luci elettriche in quel momento, quindi dopo il tramonto del sole, perché sappiamo che è Shabbat e a Shabbat non si può compiere nessuna azione
quando il sole scende, quando non vedi più le tre stelle, quando vedi le prime tre stelle dell'oscurità, ecco, praticamente non puoi fare più nulla, perché Shabbat ci sono dei comandamenti di devi dedicare alla celebrazione dello Shabbat, a vivere lo Shabbat come Dio comanda. E allora, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Cosa vuol dire l'evangelista? Mentre in casa la necessità di una persona, fosse pure una donna, era più importante dell'osservanza del comandamento dello Shabbat, che era vi ricordo che talvolta ce lo dimentichiamo noi cristiani, perché abbiamo superato e non siamo sottoposti a questo comandamento, ma il comandamento più importante degli ebrei è lo Shabbat. Quindi Gesù non avrebbe potuto e dovuto curare quella donna in città durante lo Shabbat. Ora, l'osservanza della legge è ancora più importante del bene delle persone, almeno così lo insegnavano a quei tempi. Quindi hanno aspettato che finisse il sabato, lo Shabbat. L'osservanza della legge ritarda l'esperienza dell'amore del Signore. Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. È la prima volta che appare in Marco questo termine indemoniato. Cosa significa? Per noi è facile dirlo, ma bisogna spiegarlo bene per non incappare in facili interpretazioni magiche o esoteriche. Innanzitutto vediamo che questa persona è posseduta da uno spirito impuro. Non è che lo spirito impuro è dentro il corpo, quasi che praticamente negli organi del corpo c'è lo spirito. Ci sono tante persone che credono questo, al punto tale che sentono qui o lì la presenza del diavolo. Ed è vero che talvolta il diavolo può fare delle manifestazioni corporali che fanno pensare questo. Ma noi sappiamo che il corpo, la psiche, è un qualcosa che non è dentro il corpo, ma praticamente ci interpreta. Possiamo dire che è interiore, ma non è dentro. Nella punta fina dell'anima, la punta fina della psiche, c'è lo spirito. E lo spirito praticamente è la parte di noi che non ha né tempo né spazio. Il corpo ha un tempo e ha uno spazio, la psiche ha tempo, cioè morirà, ma non ha spazio. Lo spirito è quello che non ha né tempo né spazio e durerà per sempre. E lo spirito ha bisogno della psiche, del corpo, per poter riuscire a comunicare sulla terra. Non siamo degli esseri spirituali capaci di comunicare con la materia, con il fisico, eccetera. Quindi guardate bene, da questo punto di vista, una persona posseduta non è posseduta nello spirito. Lo spirito può toccare la materia, quindi il corpo, può toccare la psiche. E nella psiche c'è una parte di volontà che può anche essere spirituale, ma può essere anche carnale. Quindi, in un certo qual modo, quando diciamo che è posseduta da uno spirito impuro, non significa che questa persona ha perso completamente la volontà. Dice San Tommaso d'Aquino che il diavolo non toccherà mai la parte religiosa, cioè il contatto con Dio. Quindi per questo San Paolo nelle sue lettere dice: non rattristate lo spirito di Dio che è in voi. Perché?
perché quando non lo ascoltiamo, ma ascoltiamo piuttosto il diavolo, che praticamente, se gli diamo sempre di più spazio, se reiteriamo dei peccati, ha sempre più potere. Se sono dei peccati gravi, può arrivare addirittura a incatenarci. Un pochettino l'immagine è come quando un bambino scopre, che ne so, il barattolo di Nutella o qualcosa, se gli mette il dito la prima volta e diventa quasi una droga. È un po' il diavolo, è così. Allora, da questo punto di vista, nessuno sapeva che questa persona avesse uno spirito impuro. È stata l'occasione nello scontro con Gesù che l'ha fatta emergere. Quindi, mentre per indemoniato è colui che è posseduto, anche lui dallo spirito impuro, ma anche manifesta abitualmente questo suo comportamento ed è conosciuto per questo, tutta la città era riunita, dice Marco, davanti alla porta. Davanti alle porte. E Gesù guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ecco, anche qui per la prima volta appare il termine demone. Apparirà 9 volte in tutto il Vangelo di Marco, che è un termine che nell'Antico Testamento lo troviamo soltanto 19 volte. Immaginatevi, in tutti i libri dell'Antico Testamento 19, qui in Marco 9 volte. Ora, questo indica talvolta delle credenze che potremmo dire oggi mitologiche. Allora c'erano dei satiri, c'erano delle sirene, c'erano dei fauni nell'Antico Testamento. I traduttori greci normalmente tradussero tutto automaticamente con demoni, cioè con esseri quasi il demonion nella filosofia, nella mitologia greca, era un essere intermedio fra gli dei e gli uomini. Ora, nel libro del profeta Isaia, per esempio, nel capitolo 34, versetto 14, si legge letteralmente: bestie selvatiche si incontreranno con iene, i satiri si chiameranno l'un l'altro, là si poserà anche Lilith. Ora vedete, siamo davanti un demonio femmina. Lilith è praticamente un nome femminile, e sembrerebbe dal libro del profeta Isaia che sia un demonio responsabile della mortalità infantile. Ecco, era tutto certamente, oggi con le scienze potremmo dire, un mito. Ok, ma adesso nei Vangeli noi vediamo che qui non si tratta di un mito, perché il messaggio di Gesù in un certo qual modo aderisce a dei valori che sono in contraddizione con seguire delle presenze, dei valori completamente all'opposto, che portano delle volontà che possiamo intravedere degli spiriti cattivi. Nel Vangelo stesso di Marco troviamo per esempio le potenze dei cieli che cadono, e vediamo in effetti queste potenze dei cieli sono esattamente le potenze angeliche, cioè gli angeli che in un certo qual modo servivano Dio, a un certo punto hanno deciso di ribellarsi e quindi sono una specie di odio verso l'uomo, perché Gesù salverà l'umanità con il sacrificio pasquale della morte e risurrezione. Per cui qui vediamo in un certo qual modo che la predicazione, la parola di Gesù libera dal demonio.
La parola di Gesù, il Vangelo, lo vediamo in tanti esorcismi, molto spesso la persona indemoniata è liberata anche semplicemente dall'annuncio del Vangelo di Giovanni, al prologo. Noi vediamo veramente la potenza di questa parola. O il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, eccetera, eccetera. Pure se camminassi nella valle della morte, no, so che tu sei con me, eccetera, eccetera. Sono delle parole molto forti che indicano la potenza di Dio, la vittoria di Dio sul male. Guardate bene cosa ci dice Marco: ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. In che senso lo conoscevano? Come la persona posseduta dallo spirito impuro nella sinagoga. Tu sei il santo di Dio, vi ricordate? Tu sei il santo di Dio, cioè il Messia, che si deve insegnare, che deve insegnare la vera legge, deve osservare la legge. Gesù invece li libererà dall'osservanza della legge che rende schiavi. Ecco. Al mattino, dice Marco, presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. È la prima delle tre volte in cui in questo Vangelo Gesù prega e sempre in momenti critici per i propri discepoli. Pregherà nel capitolo 6, al momento della condivisione dei pani. Un altro miracolo, qui è una liberazione, lì è un miracolo della moltiplicazione dei pani. Poi praticamente pregherà nel capitolo 14 al Getsemani. Allora, qui è un momento particolare dove scaccia i demoni. La moltiplicazione dei pani è un momento di esaltazione dei discepoli. Al Getsemani i discepoli sono in crisi. Ebbene, Gesù che è uscito, ma Simone e quelli che erano con lui, dice Marco, ecco, già si segna una frattura. Gesù aveva intanto i discepoli a stare con lui, ma c'è un gruppo che sta con Simone. Simone è il leader, noi sappiamo che Gesù poi lo incaricherà come Papa, Simon Pietro, il capo. Si misero sulle sue tracce, termine negativo che nell'Antico Testamento indica la caccia del faraone contro gli ebrei che lasciano l'Egitto e che erano fuggiti dalla schiavitù. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Questo verbo cercare è sempre negativo, ha sempre una connotazione veramente negativa nei Vangeli, particolarmente in Marco. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi. Ecco, c'è un cambio di strategia di Gesù. Gesù aveva dato la parola, ha seminato questa parola, la parola ha dato dei segni di guarigione, di liberazione, e a questo punto c'è una novità. Gesù, dopo lo scontro nella sinagoga, cambia strategia, non insegna, ma predica. Non dobbiamo pensare che sono le due cose sono la stessa cosa, no. Insegnare significa parlare a gente che già crede, predicare significa anche a gente che non crede. Predica significa annunciare la novità del regno, senza appoggiarsi per forza sulla Torah, sulle realtà antiche di Israele. Guardate cosa ci dice Marco: per questo infatti sono venuto, è Gesù che parla naturalmente, sono venuto. E allora Marco ci dice: e andò per tutta la Galilea.
Ecco l'affondo dell'evangelista: predicando. Gesù non insegna, predica nelle loro sinagoghe, scacciando i demoni. Il brano finisce come era iniziato. I luoghi religiosi, le sinagoghe adesso sono i luoghi dove si annidano i demoni. Cosa significa questo? Sono quei luoghi di religiosità, non di fede. Attenzione bene. Il cristianesimo non è una religione, non è una schiavitù, è un servizio all'umanità. È una relazione intima di fede che ci guarisce da ogni tipo di malattia religiosa, che ci impedisce di imparare quello che in effetti Dio vuole dare. Quindi questi luoghi religiosi sono dei luoghi di ideologia. Gesù è contro ogni tipo di ideologia che è contraria alla volontà del Padre, Padre di Gesù, Padre di ogni cristiano che segue Gesù, che si sottomette a Dio, ma non diventa uno schiavo di Dio, ma un servitore. Perché Dio è giustamente colui che gli dà la forza, la gioia, l'amore per servire. Ecco l'azione di Gesù, quindi è quello di liberare le persone da quelle ideologie religiose che addirittura lo possiedono e permettono ai demoni di fare in maniera tale che la nostra vita sia una vita animale, potremmo dire, cioè secondo la carne, direbbe Paolo, anziché di essere spirituale. E quindi ci impedisce di la crescita spirituale, il cammino di santità. Con questo è tutto per questo podcast di questa domenica. Se siete interessati a saperne di più, vi posso proporre un masterclass proprio su questi argomenti molto molto interessanti, ma nello stesso tempo che talvolta ci possono manifestare l'attacco del male, l'attacco del maligno nella nostra vita. E per imparare a difenderci, allora vi potete unire a Emmauscom, la nostra associazione, nel weekend del 23-25 febbraio 2024 presso l'hotel Core ad Agrigento, nel villaggio Mosè, oppure online da qualsiasi parte del mondo. Ci sono gente dalla Francia, dalla Svezia, dal Belgio che si iscrivono. Ecco, tramite l'applicazione Zoom, questa masterclass porta il tema la divina misericordia nel combattimento spirituale contro il male. E i due predicatori di questo masterclass sono Don Pasqualino Di Dio, esorcista a Gela e missionario della Divina Misericordia, e il sottoscritto padre Baldo Alagna. E scopriremo come Dio ci chiama a utilizzare i carismi dello Spirito Santo per scacciare i demoni nella nostra vita e liberarci da ogni tipo di catena. E questo lo trovate sul sito emmaus.com.center. Andate dagli eventi e vi iscrivete tranquillamente. Con questo è tutto. Da padre Baldo Alagna, una buona domenica e alla prossima.